Ciao ladies, benvenute nel canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi mi presento così con questa mise Desperate Housewife, perché voglio fare con voi, scusate i capelli tipo super elettrici, ma oggi li ho lavati e quando li lavo sono sempre molto sparati, soprattutto qua davanti ai miei baby hair. Oggi voglio fare con voi un Get Ready With Me chit chat, dove chiacchieriamo, perché mi manca fondamentalmente, è un sacco che non lo faccio, e soprattutto perché oggi voglio andare più che da 0 a 100, come avrete visto dal titolo, voglio andare da 0 a 200, quindi voglio arrivare da così a un look super super extra e anche push myself, spingermi un po' oltre quello che faccio ultimamente. Ho intenzione di farvi, se vi va, anche un video sul mio trucco, al contrario, veramente, che faccio in 10 minuti, perché sono diventata pro truccandomi veramente in maniera super super veloce ultimamente. Questo no, cioè oggi no, prendetevi una vostra tazza di tè, come vecchi tempi, una bellissima tazza di tè e prendetevi questo tempo rilassandoci insieme, chiacchierando. Iniziamo subito da una cosa extra, perché vorrei andare a mettermi le lentine agli occhi per farli un po' più chiari, poco, perché non tantissimo, però questa è una cosa che non faccio appunto quasi mai, mentre tantissime ragazze e ragazzi che seguo su Instagram, soprattutto più che su YouTube, li usano per anche diversificare un po' i look. Pensate a un look fatto con dei colori a seconda dell'occhio sotto, o magari anche con le parrucche, insomma sembra totalmente un altro look, quindi aiutano a giocare, a trasformarsi, che è una cosa che adoro, trasformarsi con il make-up. E quindi tiro fuori queste lentine, che sono diciamo un po' grigine, anche se non so quanto, siccome il mio occhio sotto è bello scuro. Queste erano di Adore, le avevo ricevute un po' di tempo fa, però la scadenza è il 2021, quindi vanno benissimo. Posto che questa cosa potrebbe non andare bene, cioè potrebbe essere un grandissimo epic fail, perché l'ultima volta che ho messo le lenti non avevo le unghie così lunghe. Dai ragazzi, su, un po' di coraggio, che dopo aprile, se la conoscete, scrivetela nei commenti. Sì, mi sembra che siano esattamente la stessa cosa, destra e sinistra. Io ho voluto bene. Io sono con voi, con tutte voi che non si sanno mettere le lenti. Lo stiamo facendo insieme, eh? Devo guardare, come fai a continuare a guardare? Cioè, ti viene da chiudere l'occhio comunque? Oddio, adesso che si sa mettere le lenti mi starà dicendo solo una cretina. Beh, raga, l'ho messa. Ma che strano. Vedersi di non è la cosa più comoda del mondo, eh? Ok, allora, questa qua ci ho messo di meno. E vi devo dire la verità, mi dà anche meno fastidio. Forse perché è meno secca. Iniziamo dalla base. Voglio mettermi un po' di cosine nuove. Alcune proprio la prima volta che le provo, altre le sto provando in questi giorni. Una è questa qui, Honey Dew Me Up di NYX PM, che ha una veste nuova, perché come vedete questo primer ha un altro pack, perché prima il packaging era diverso. Io sono ultimamente molto fissata con l'inci dei prodotti. Questo qui è un primer viso particolare, perché guardate, a parte che ha dentro la palettina e fa spaccare, ma soprattutto è super sticky, cioè sembra di tirar fuori. Avete presente? Madonna. Io trovo comunque delle associazioni geniali, cioè che sono proprio esattamente quelle, però che dici, ma come ha fatto ad arrivarci? Avete presente quando vi punge la zanzara e mettete quel gel anti-puntura, anti-solletico, no? Solletico, anti-prurito. Ecco, quello lì. Tra l'altro, odora di citronella e c'è la citronella qui dentro, oltre ad esserci anche una piccola percentuale di oro, effettivamente, e una percentuale di acido ialuronico. Questo primer infatti fa un effetto, infatti ne andiamo a spadagnare un altro po', fa un effetto abbastanza rimpolpante al viso e non è di quelli che vi chiude i pori, non è di quelli che vi fa la pelle perfetta, setosa, ma è un primer che appunto vi va a dare l'effetto rimpolpante e anche sticky, ovvero un po' appiccicosino, che è perfetto se poi sopra andate a mettere appunto un fondotinta. Vado a fare un veloce scrub alle labbra con lui, il Velour Lip Scrub versione marshmallow. Guardate, è pazzesco,
di Jeffree Star, la collezione natalizia che è uscita. Ragazzi, non so se vi fa schifo, io una cosa che amo, mangiare lip scrub che si può mangiare, ovviamente, perché non tutti possono essere ingeriti. Questo sì, è buonissimo, è dolcissimo, sa di marshmallow, è una bontà. Inizio utilizzando un correttore aranciato. Andiamo a fare un mix di prodotti per correttore e fondotinta. Allora, utilizzo il Glossip numero 2, che abbiamo mandato sold out per tipo l'ennesima volta, e questo qui è veramente uno dei migliori in circolazione, secondo me, soprattutto nella fascia low cost. E vado poi a mettere da subito anche il Lock It di Kat Von D. Questo qui ce l'ho nella colorazione L3 Warm, che io credo sia assolutamente sbagliata per me. Non mi ricordo chi quel giorno mi ha aiutato a scegliere la colorazione, ma cioè, va bene per illuminare, però comunque il sottotono è sbagliato, ma anche quello che ho di fondotinta come sottotono di Kat è sbagliato. Come fondotinta la scelta non è casuale, prendo il NYX PM Total Control. Questo perché mi avete chiesto in moltissime per regolarvi con le vostre colorazioni di fondotinta o correttore o insomma quello che è. Scusate se non è messo benissimo, ma ho paura di avvicinarmi troppo a quest'occhio. Dicevo appunto, vi aiuto perché vi dico, la mia colorazione è la numero 7 di questo fondotinta di NYX, che l'unica cosa che un po' non mi piace è questo fattore delle gocce. Un sacco di prodottini di NYX sto usando in questo video, tra l'altro un prodotto occhi sarà anche molto protagonista. Una cifra in polvere libera per fissare. Questa qui mi avete fatto accorgere che ha dentro dei micro brillantini, ma effettivamente io non me ne ero mai accorta, perché quando poi l'andate a utilizzare, almeno per il baking, ma anche sul viso io l'ho usata, e non si vedono minimamente. Sul resto del viso vado con un pennello a stendere una cipria. Questa è di We Makeup ed è Ipanema Smooth. Questa cipria molto molto carina, mi piaceva tanto anche lei, poi mi si è rotto il packaging, ma mi ricordo che questa me la portavo anche in giro per opacizzarmi durante la giornata, poi niente, si è rotto il packaging e quindi l'ho tenuta a casa. Volevo parlarvi di una cosina, contour palette di Cookie Professional, prima freddo, poi un po' più caldo per andare a fare il contour, che sto facendo bello strong ultimamente. Infatti mi ricordo che una volta sono scesa di casa e mi dovevo vedere, cioè mi sono vista con Deborah. Oddio, non è molto fredda questa parte fredda, mi sembra comunque calda. E niente, quindi scendo e c'era Deborah che mi aspettava. Sapete comunque che Deborah non è poi così famosa per i suoi trucchi sobri, no? Usciamo, poi nel senso io stavo, cioè lei stava guidando, quindi non è che mi ha guardato bene. Poi stavamo, credo, in un centro commerciale, quindi credo a Porta di Roma, e a un certo punto sotto la luce del sole mi fa: amo, ma non te lo sei sfumato il contour? Io dico: oddio, amo, non lo so, sfumamelo tu. Fa: aspetta, ora ti faccio una foto. Ed era più o meno tipo così, adesso non so come quanto siete dalla camera, comunque bello strong. Sfumato sì, ma tanto. Tanto, 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 quindi magari può sembrare una strisciazza o una macchia, e perché poi quel giorno credo non avevo messo il blush. Invece no, a me piace proprio così, non lo so perché, è un periodo che mi piace così. Allora, definisco le sopracciglia. Dicevo, io volevo parlare un po' di una cosa abbastanza sdoganata. L'altro giorno ho ricevuto un direct su Instagram. Se non mi seguite ancora su Instagram, venite a trovarmi, che mi fa un sacco piacere. E poi diciamo che completa un po' il mio YouTube, no? Perché ci riusciamo a tenere in contatto. E niente, quindi praticamente ho ricevuto un direct di questa ragazza che mi chiedeva: Ele, perché non parli un po' della tua opinione sulla chirurgia estetica? Ha detto appunto: so che hai già parlato di, insomma, hai già detto che vorresti rifarti il naso, e come questo si sposa con il tuo motto osa essere te. E quindi mi ha fatto molto molto piacere, perché ovviamente, nel senso, può essere scambiato osa essere te per qualcosa che in realtà
non è. E quindi mi fa piacere anche, insomma, dire la mia su chirurgia estetica, filler, eccetera eccetera, che ormai, diceva anche la ragazza nel messaggio, sono così popolari, ci sono praticamente tipo pochissimi youtuber, beauty youtuber, che non si sono fatti o rifatti o insomma gonfiati qualcosa. Tipo siamo rimasti io e Kevin, ragazzi, le beauty youtuber, io e Lady Paola. Quindi questo fa capire come sia una cosa molto diffusa e più che altro sempre più diffusa nel mondo beauty, anche italiano, perché comunque fino a qualche anno fa non era così. Cioè, io mi ricordo che veramente le prime a rifarsi furono bastonate, nel senso che piene di commenti negativi, critiche, hater, bamboloni di plastica, eccetera eccetera. Ancora oggi vedo, intanto io continuo a truccarmi se no mi perdo, e ancora oggi vedo un sacco di ignoranza su questo fattore dalle persone che diciamo si limitano a dare un parere tra virgolette, perché poi alla fine tante volte non è un parere ma critiche belle pesanti, e dimenticandosi sempre di più. Io veramente ogni tanto seguo e vedo degli avvenimenti sul web che mi fanno pensare: Madonna, quanto si è perso il contatto, il confine tra realtà e social. Vedo veramente poco rispetto per l'umanità, cioè non per l'umanità nel senso il mondo, per quelle che sono le sensazioni umane, i sentimenti umani, le emozioni, e vedo veramente pochissimo rispetto, ma non solo da parte degli utenti, spesso anche da parte di chi espone tanto la propria vita social, rispetto anche proprio per se stessi. Ci si espone in maniera un po' incosciente, cioè, capito, senza pensarci troppo, e quasi come se dall'altra parte non ci fossero decine di migliaia di persone che ti guardano, no? Io sono sempre stata una persona molto riflessiva, fin troppo, infatti non sono mai stata quella da carpe diem, cogli l'attimo, eccetera eccetera, nonostante fosse sempre la cricca più figa quella che pensava queste cose, no? Io sono sempre stata più riflessiva e istintiva in alcuni casi, vabbè, ovviamente, cioè, sono sempre umana. Però sì, ho avuto un po' questa impressione in generale, che però effettivamente non ha a che fare poi con la chirurgia, se non da parte, dico, degli utenti, no? Da parte di chi lo fa, non è che ci sia questo, cioè, dici che l'hai fatto, al massimo fai vedere mentre te l'hanno fatto fare e fine. Non penso che ci sia qualche errore nel condividere una cosa così. Anzi, può essere un'esperienza, una testimonianza per altre persone che vogliono farlo, hanno intenzione di farlo. Certo è che è difficile essere coraggiosi a volte e ammettere di averlo fatto, perché sai che dall'altra parte troverai determinate critiche, e l'osa essere te non è legato a osa essere come sei nato, non l'ho mai inteso così, ma è più quasi associato alle persone, appunto, che magari decidono, hanno il coraggio di fare una cosa perché si sentono rappresentati da quella cosa, vogliono veramente farla, la sentono propria, quindi fa parte di me, e quindi oso essere me stessa rifacendomi pure il naso. È una concezione diversa da, appunto, quella di osa essere come mamma t'ha fatto. Intanto metto in pausa le sopracciglia, non ci vado a mettere il nuovo mascara di Neve Cosmetics perché me ne va a fissare e dopodiché non le potrei più modificare se volessi, quindi passo al trucco. Vado a togliere il baking rimasto. Prima di tornare, appunto, al discorso, vado a scegliere un po' i prodotti con i quali giocare. Allora, ho preso due dei nuovi glitter di NYX, vi dicevo che sarebbero stati protagonisti, e sono bellissimi, non so decisamente quali utilizzare. Ho ricevuto anche questa bellissima palette di Becca Cosmetics, già dal pack esterno, ma guardate che bello che è anche il primario, è stupendo questo packaging, e dentro ci sono degli ombretti molto molto metallizzati. Ah, vedi, ho questo di specchio, questo è un signor specchio, ragazzi, a parte quello al centro, mi piacciono tutti quanti, e l'ho usata un sacco in questi giorni proprio perché è super semplice, veloce così. Poi ho la Juvia's, la Masquerade Palette, anche questa qui mi avete chiesto di utilizzarla a toni neutri e invece super colorati.
E, super colorati abbiamo anche lei, la piccolina di Uda. Ho anche la new entry, e l'avete vista se avete visto i regali di Natale che mi ha fatto Deborah, questa palette di Lime Crime molto molto carina e che ricorda i giochi delle Polly Pocket quando eravamo piccoline. Volevo fare una roba un po' più colorata today, quindi blu viola fucsia. Quindi inizio comunque con la Lime Crime e prendo questo colore da sfumare nella piega, perché comunque anche quando vado a fare un trucco colorato preferisco iniziare con un colore neutro. Vado a prendere questo blu, anche se non è matte, ma non ho un blu matte perché nemmeno qui sono tutti quanti metallizzati. Prendo anche il viola qui. Allora, diciamo che io ho due pensieri della chirurgia estetica e non è una scusa, perché tante volte, sapete quando tipo uno ti chiede: mi sono fatta i capelli verdi, ti piacciono? E tu gli rispondi: oddio, sono bellissimi, ma tipo su di me non ce li vedrei mai. In realtà a volte sembra una scusa per dire che in realtà ti fanno schifo. Però gli dici: sono belli su di te. In verità per me non è mai stata una scusa. Magari su qualcuno vedevo veramente una cosa bella che stava bene, ma su di me ero consapevole. Comunque io non mi ci vedevo. Ho questa concezione anche della chirurgia per ora. Poi magari tra un tot di tempo cambierò idea. Mi vedrete completamente rifatta. Nel senso che ci sono persone che magari modificandosi quelle cose canoniche, quindi naso più piccolo e senza gobba, magari anche un po' incellato, labbra più grandi, soprattutto quello di sopra andiamo a ingrandire, e zigomi tirati su, questo è tirato su, quest'altro ridotto qui, insomma le cose classiche che si fanno al viso, perché nessuno si va a rifare un naso e si va a mettere la gobba o si fa le labbra più piccole, insomma. Quindi le classiche cose che si fanno, quindi un viso idealmente Insta perfect, mi piace vederlo sugli altri, però allo stesso tempo su di me ne ho tanta paura, ma ho paura per diversi motivi. Comunque, da prendere anche il fucsia da questa palette. All'inizio di rifare il naso era sicuramente anche un problema, comunque una questione di soldi. Poi crescendo, mettendo da parte, sicuramente non è un costo che dici proprio: oddio, non posso sostenerlo. Più o meno parliamo di 4-5 mila euro. Quindi sai, se è proprio una cosa che vuoi, con i sacrifici li metti da parte e invece di utilizzarli per, che ne so, prenderti una macchina o insomma, invece di utilizzarli per altro, li metti da parte e fai quello, ovvero il naso. Quindi poi sono arrivata ad un momento in cui effettivamente il problema soldi non era un ostacolo, ma l'ostacolo sono diventata piano piano io. Mi è capitato di fare questo ragionamento all'inverso. Se Nicola, cioè mi sono proprio fissata un giorno, non chiedetemi perché dal nulla, e l'ho guardato e cioè io amo proprio tanto lui e i suoi lineamenti. Lui mi ha sempre detto: non rifartelo, però io non sono una persona che, non più per le esperienze che ho avuto in passato, non sono una persona che sta con qualcuno e ci sta secondo come dice questa persona, capite? Cioè se mi dice di cambiare qualcosa lo faccio, assolutamente no, anzi quasi il contrario, più mi dice di non fare una cosa più la faccio. Tanto cominciamo a portare questo make-up anche nella rima inferiore. Sì, lui mi diceva così di non rifarmi, bla bla, però non è che da una parte mi entrava, dall'altra mi usciva. Ho sempre ascoltato me e quello che io volevo fare. Un giorno dal nulla l'ho guardato con occhi diversi, l'ho guardato proprio intensamente. Mi ricordo proprio di averlo guardato molto intensamente, di essermi soffermata su tutti i particolari e di aver immaginato un naso diverso su di lui. E ho pensato: Dio, sarebbe per me difficile vederlo cambiato così? Cioè, cambierebbe qualcosa in me? Cioè, perché un conto è dire, cioè io ovviamente sono innamorata di lui, qualsiasi cosa capitasse esteticamente, dovesse prendere 50 kg, nel senso, io comunque amo la sua persona, però non voglio essere ipocrita, io amo anche la sua fisicità, soprattutto. E sono una persona che ha dato sempre
A me non è mai importato muscoloso, non muscoloso. In generale ho sempre preferito i ragazzi un po' magretti, però è sempre stato proprio il viso per me la parte più importante di una persona. Cioè mi è sempre dovuto piacere il viso di una persona, ma proprio tanto. È la cosa che più mi attrae. Qual è la prima cosa che guardo? È proprio il viso. Questo fatto, unito ad averlo immaginato con un naso diverso, e ho detto, cioè cavolo, comunque sarebbe strano, soprattutto le prime volte, sarebbe strano un po'. Quindi io capisco il suo ragionamento. Questo è stato uno dei fattori che ha un po' rimandato questo intervento chirurgico. E perché ovviamente ho pensato che, cioè, come io potevo pensare questo di lui, lo potevo pensare anche di me stessa guardandomi allo specchio, no? Che, cioè, ho tanta paura del dopo. Perché io, sì, il mio naso non mi piace, però ci sono giorni dove lo vedo anche un po' più piccolo. Ad esempio adesso ancora non ho fatto il contour e vi devo dire la verità, tipo, oggi non mi dà fastidio. Cioè, oggi è un naso che dico non mi dà molto fastidio. Altre cose che mi hanno bloccato dal fare questo intervento è che inizialmente prima di farlo, cioè devi andare a fare comunque una visita, ero interessata finalmente a fissare una visita di conoscenza e questa persona che insomma avevo deciso di contattare, questo chirurgo, era pieno e le cose, cioè, sono andate di male in peggio perché non so chi conosce comunque questo chirurgo, ma è molto famoso. A un certo punto è uscita la notizia, forse prima che finisse l'anno 2017, è uscita la notizia che tutti gli interventi possibili per il 2018 erano stati già presi, erano finiti i posti. Cioè, doveva finire ancora il 2017 e sono finiti già i posti per il 2018. Chi è nel mondo, chi si sta interessando, chi ha avuto una rinoplastica, sicuramente conosce come nome nell'ambiente. Quindi io per me mi sono un po' bloccata. E se si tratta di filler, cioè cose che non sono permanenti, io mi ci vedo a farlo, infatti mi ero interessata. Per chi mi segue, forse l'avevo detto da qualche parte, comunque ve lo ridico, mi ero interessata per il rino filler. Prendo intanto i glitter 05 Lumilight. Vi avvicino che sono curiosa di vedere il risultato insieme a voi. L'effetto di questi glitterini, hanno tantissimi riflessi, non so se li vedete, ma sono veramente fighi. Mi spiace dirvelo, ma sono da segnare nella wishlist. Hanno dei riflessi anche un po' verdini, pescatini. Infatti non me l'aspettavo per niente. Sapete che sono bellissimi, secondo me, su uno smoky. Io pensavo avessero totalmente altri riflessi. Invece questi sarebbero belli su uno smoky neutro, cioè tipo marrone. Tutta la postazione è piena di glitter. Facciamo una riga di eyeliner con l'Epic Ink. Per restare in tema, vado a fare un po' di contour al naso. Prima di passare alle labbra e a finire proprio il trucco anche con le ciglia finte, il rossetto, ho qui una novità di Nabla Cosmetics che in tante volevate vedere sulle labbra. Ma prima di passare a tutto ciò e concludere il make-up, ho pensato, da 0 a 100 ne ho fatti molti, da 0 a 200 ci vuole qualcosa che vada oltre, no? Quindi ho pensato alle lentine e ho pensato con voi anche di fare i capelli. Adesso sembrano mossi perché ho ottenuto questo qui, insomma, ma fidatevi, dateli 3 secondi, me sono, ecco, sono veramente molto molto lisci. Ho comprato questa piastra su Amazon, che è una piastra di Babyliss Pro ed è in titanio. Questa qui, ogni volta che faccio i capelli mi chiedete cosa hai usato per farli, facci vedere come li fai, quindi vi faccio vedere velocemente come faccio. Io ce l'ho qui pronta, accesa da un po', non troppo, faccio una riga centrale con l'aiuto delle mie fantastiche unghie. Allora, io di solito mi aiuto con il mollettone, che però in questo caso, io prima di iniziare il video ho cercato tante cose che volevo usare ma non ho trovato, tra le quali, tra queste cose, c'era anche il mollettone. Di solito vado a prendere appunto metà, cioè
tagliando così al centro, diciamo, più o meno, e la parte sopra la metto via e lavoro la parte sottostante dei capelli. Quindi prendo comunque delle belle ciocche grosse, perché sennò affitto domani con i capelli. Questa piastra vedete che praticamente ha questo tipo di sistema, quindi dovete andare a selezionare appunto quella ciocca e poi andate a fare questo. Ecco qua, e passate poi a quella dopo. Quindi dovete fare voi ogni passo, ogni step, diciamo. Poi più fate ciocche ovviamente piccole di capelli, maggiore sarà la definizione, più ovviamente fate la piastra calda, però in generale questo qui è il metodo. Allora, eccomi tornata. Ho messo appunto i capelli nel mollettone che poi Nicola ha trovato e quindi ho potuto mettere. Adesso voglio andare a completare il look con illuminante, ciglia finte, rossetto liquido e basta anche, direi. Illuminante, voglio andare a utilizzare questo qui di Mesauda, che è il Light & Bronze Gold Sheen numero 100. Questo qui è un illuminante cotto. Gli ombretti cotti, vado a prenderlo con un pennello semplicissimo, anzi gli vado a dare una leggera spruzzata con il Glam Glow Glow Setter, questo setting spray, ok, e gli ombretti cotti andavano tantissimo quando ero piccola, infatti mio zio mi regalò una palette, wow, di illuminanti, no scusate, di ombretti in tutti quanti cotti erano. Come ciglia finte, proprio per uscire dagli schemi, vado a scegliere le Drama Queen di Mulac Cosmetics, che sono le più esagerate. Io non le ho mai provate, questa è la prima volta che le provo. Mi sono trovata finora bene con la metà e meno con l'altra metà, nel senso che cerbiatta mi piacciono e mi piacciono anche le flirty, mentre le saucy per me sono troppo per il mio occhio, e le Girl Next Door invece non mi fanno impazzire, non mi piacciono. Concludo anche il discorso sulla chirurgia, sulla tessere te, per dare una risposta appunto completa a chi me l'ha chiesto e per chi ha seguito questo video anche appunto per questa tematica qui. Su di me, vi dicevo, mille dubbi, mille cose che mi hanno portato a rimandare quello che ho pensato per un periodo era quasi definitivo, era quasi certo, insomma, era quasi certo il fatto che avrei fatto il naso. E mentre per il filler mi piacerebbe dare una pompatina alle labbra superiori, di quello ho paura che sarebbe un circolo vizioso, nel senso che dopo le vedrei sgonfie e quindi le rifarei e non si finirebbe più. Il rhino filler non è possibile sul mio naso per il mio tipo di problema, perché qui vedete che non è un naso che va verso il basso e quindi insomma è inutile fare il rhino filler. Mentre per quanto riguarda la chirurgia estetica sugli altri, però sono carine, cioè nel senso parliamo di chirurgia estetica per vedersi più belli, per vezzo, non per necessità, perché ecco, per necessità non penso ci sia neanche da discuterne, e in realtà io penso che non ci sia molto da discutere neanche per chi si rifà qualcosa per piacersi. Alla fine sembra una risposta scontata che si dà molto, però veramente non è il vostro corpo, non è il vostro viso, e quindi quando io vedo tante critiche e a volte non capisco perché, proprio per il fatto che nessuno vi ha dato o tolto qualcosa a voi personalmente, cioè non è una cosa che riguarda qualcun altro se non chi lo fa, appunto come vi dicevo, il fattore di chi può o non essere d'accordo di persone che sono vicine a me nella mia vita, cioè questa cosa non mi influenza minimamente il pensiero che possa avere mia madre, mia nonna, il mio fidanzato, mia sorella su una cosa del genere, perché riguarda me, e quindi figurarsi se non mi interessa del pensiero dei miei parenti, del mio fidanzato, se comunque può interessarmi a me, persona che mi vada a rifare qualcosa,
il parere di altri. Cioè, io sono convinta che la chirurgia estetica fatta per vezzo, come anche i tatuaggi, quindi per estetica, proprio perché ti va, perché ti piace di più, vada fatta per se stessi e non per gli altri. E pertanto che è così, tutto quello che vi pare. Se tu vuoi fare una cosa, sei convinto di stare meglio, di vederti meglio, di apprezzarti di più, una cosa che ti può far sentire meglio e che magari senti più tua, osa essere te, anche se non sei come mamma ti ha fatto. Importante che veramente sia sempre una decisione personale. Sono cose talmente personali che non dovrebbero minimamente entrare le preferenze altrui su queste decisioni, non dovrebbero centrare, capito? Cioè, sarebbe un peccato rifarsi qualcosa perché te lo dice qualcuno. Come mascara vado ad utilizzare il nuovo di Mesauda, si chiama Lash Artist e promette volume e promette anche una separazione delle ciglia. Ora, questo è lo scovolino. Osa essere te sposa un concetto che vuole andare oltre, che va oltre. È un osa essere te stesso per la persona che sei e anche per come cambierai, perché non sei sempre lo stesso, non rimani sempre la stessa persona. Abbraccia, ok? Prendi tutto quello che sei e che vuoi essere e abbi il coraggio di farlo, nonostante, diciamo, e soprattutto contro il essere sempre criticati, essere sempre sotto giudizio, in un mondo sempre più social e che dà la possibilità di mettere bocca sulla tua vita, sulla tua persona, anche a una persona che in Cina, ti segue dalla Cina e non sa effettivamente nulla di te. Sulle labbra andiamo a mettere, allora, questo qui è il nuovo Love Kit di Nabla. Tra l'altro voglio andare a fare con voi questa cosa fighissima, spero senza rompere la confezione. Praticamente si può, ecco qua, aprire, sì, e appoggiare in questo modo a tipo il tavolo o dove volete. Che cosa carina, veramente troppo carino. Questo kit di 4 rossetti liquidi di Nabla sarà appunto in edizione limitata ed è ispirato alla festa di San Valentino, la festa dell'amore, ma c'è anche una shade dedicata alle persone single, che è questa viola, e io non so se utilizzare proprio questa viola oppure quella nude, perché comunque sono andata ad utilizzare già tanti colori, quindi non so se rimanere sul viola utilizzando status single oppure si andare con Blair, che è questo bellissimo nude. Mi sa che vado con lui, anche perché è il colore che più di tutti vi ha incuriosito nei direct, perché volevate vedere come era indossato, quindi io vado ad indossarlo. È un nude un po' caldino. Ora, attendo che si asciughi. Se siete arrivati fino a questo punto del video, fatemi sapere nei commenti che cosa pensate voi comunque di chirurgia, filler, bla bla bla, perché sono curiosa di sapere, insomma, veramente quante persone ancora la pensano in un modo, quante invece la pensano in un altro, e mi fa piacere scoprire i pensieri della mia community e capire chi c'è al di là delle persone che mi segue. Quindi io credo che voi siate delle persone molto molto aperte, e l'ho notato soprattutto anche in uno dei recenti video che ho caricato insieme ad Ale, alla quale mando un bacio grandissimo, che avete lasciato dei commenti veramente tutti super positivi nei riguardi miei e di questa persona, anche tipo in spam, non era andato assolutamente nulla di negativo, e questo mi ha molto molto, cioè mi ha resa veramente felice e super fiera di chi mi guarda. Quindi sono anche questa volta curiosa di sapere le vostre opinioni. Io vado a mettermi due accessori, due gingheri, e sciolgo i capelli e vi faccio vedere il risultato finale. Mi sento molto tipo una da club. Amo la follia questi orecchini, e mi sento molto una bitch da club, un bitch da privé, tipo tutorial da bitch da privé. Spero che il make-up un po' insolito vi sia piaciuto. Questa volta sono andata veramente da 0 a 200, nel senso che sono andata anche oltre quello che
che servirebbe. Siamo anche riuscite ad arrivare alla fine del make-up con le lenti grigie. Fatemi sapere se li dovrei provare di più, questi colori nuovi per gli occhi. Il colore del rossetto adesso è completamente asciutto ed è un pochino più scuro rispetto a appena lo applicate. E che dire, fatemi sapere se questo look vi piace. Se volete nuovi chit chat get ready with me, mi raccomando fatemelo sapere. Se siete arrivati alla fine di questo video lasciate un commento qui sotto con scritto hashtag beach da privé. Vi aspetto nel prossimo video, ladies, e vi mando un bacio grandissimo.